loro il collega Cosentino quale referente nazionale dei casalesi. Lo scrutinio segreto sulla votazione della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino. La richiesta è accolta. Ricordo che dichiaro aperta la votazione. I colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti votanti 607, maggioranza 304, favorevoli 298, contrari 309, la Camera respinge. La Camera ha pertanto deliberato di negare l'autorizzazione a eseguire la custodia cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino. A questo punto sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interpellanze urgenti. La seduta è sospesa.